Trasferiamoci al Lido di Jesolo, dove fervono i preparativi per la stagione estiva. Abbiamo intervistato il titolare dell'hotel Piccobello, Stefano Manfredi. Buongiorno amici, oggi siamo a Lido di Jesolo, siamo in compagnia di un amico, Stefano Manfrè, che è proprietario dell'hotel Piccobello appunto a Jesolo Pineta. Vorrei una parentesi, proprietario, però l'hotel acquistato 4 anni fa è ancora della banca, quindi vorrei far precisare questa cosa. È però per qualche anno. Ancora per qualche anno, non è proprio del tutto mio ancora. Però. Ecco Stefano, volevo chiedere, da quando, noi ci conosciamo da tanti anni, però negli ultimi 4 anni, da quando hai rilevato questo hotel, ho visto che è cambiato molto. Roberto è un amico, ormai ci conosciamo da parecchi anni e da quando ho acquistato appunto questo albergo lui ogni anno vede dei cambiamenti che sono quelli che noi facciamo appunto per la nostra clientela, per far trovare sempre qualcosa di nuovo. Sono tutte migliorie che chiaramente sono importanti per la comodità del cliente. Ecco, sicuramente. Noi abbiamo, ripeto, acquistato questo albergo. È un po' brutto, permettetemi questa metafora, questo albergo stava andando in pensione. Invece noi, con la nostra forza, la mia voglia, con la famiglia, abbiamo cercato di rifarlo partire come una vogliamo volta. Dire però che c'è anche un'esperienza di base, perché non è che 4 anni fa eri un novello, sei partito con un'esperienza molto importante, sì. Quasi 20 anni prima di noi albergatore. Partiamo appunto dall'esperienza della mia famiglia, con mio papà, con la famiglia che è sempre stato all'interno del turismo, e lui mi ha dato la voglia e l'amore per questo lavoro, insomma, perché noi prima di vendere le camere, la cucina, un bel piatto, soprattutto dobbiamo vendere l'accoglienza e l'ospitalità alla gente, ai clienti che vengono appunto a trovarci, insomma. Ecco, qua siamo in una zona estremamente tranquilla, direi che è uno dei primissimi hotel di Lido di Jesolo per chi viene da nord, giusto? Sì. Ecco, quanto è importante essere in una location così abbastanza tranquilla, riservata, ma comunque anche vicina alla spiaggia, perché dista appena 50 metri, ecco. Questa è la zona della Pineta di Jesolo, è una zona che deve piacere alla clientela. Siamo leggermente decentrati rispetto al centro, ma comunque con l'autobus che ci passa davanti alla strada siamo proprio a 5-10 minuti. È una zona molto più tranquilla, una zona dove la gente cerca un po' più di relax, ed è una zona che, grazie anche a me e all'hotel Piccobello, stiamo facendo riscoprire dalla clientela. Tra tutte volevo citare una recensione che ci è arrivata l'anno scorso su TripAdvisor, che ci dice appunto: grazie all'hotel Piccobello ho scoperto una zona nuova di Jesolo che non conoscevo, e questo mi ha fatto molto piacere, moltissimo anzi, per quello che ha scritto appunto questa signora. Ecco Stefano, chi sono i vostri clienti? Noi qui abbiamo una tipologia di clientela molto varia, che può essere dalla famiglia ai giovani all'anziano, e anche se non si direbbe che magari ho detto giovani, ci sono state delle coppie che magari uno pensa va in centro perché vuole divertirsi, perché vuole tornare tardi la sera. Invece abbiamo anche questo tipo di clientela che vuole affrontare la vacanza in completo relax e tranquillità. Non gli interessa niente, per esempio, di andare a letto alle 9:30 di sera. L'importante è che si alzi la mattina bello, riposato e tranquillo. Questa è, comunque, a livello di clientela abbiamo un po' di tutto, insomma. Ecco, cosa farà da grande Stefano Manfrè? Stefano Manfrè, questa è una domanda che mi sto ponendo soprattutto in quest'anno che affronto i 40 anni a luglio, e vorrei... C'è qualche cappello bianco. Qualche cappello bianco c'è, ma fa parte della vita, del gioco, certo. Di tutto quanto. Però questa risposta gliela darò a Roberto il prossimo anno. Prossimo anno. Vogliamo dare anche qualche notizia sulle caratteristiche dell'hotel? Questo è un hotel in 3 stelle, cerchiamo di dare un buon servizio. Facciamo per quest'anno, per la prima volta, solo la mezza pensione, con una bella colazione che inizia alle 7:30 di mattina fino alle 10:00, 10:30,
e poi la cena la sera dalle 7 in poi. È un albergo con 50 camere, le camere possono essere singole, doppie, matrimoniali, triple, quindi anche per famiglie. È un albergo in cui in camera c'è l'aria condizionata. Tra l'altro quest'anno abbiamo fatto un nuovo impianto satellitare sia per italiani che stranieri con le televisioni 32 pollici. Sanno, tutte quante le camere hanno il balcone e hanno il bagno con box doccia, come tutto quello che vuole adesso la clientela. Per quest'anno abbiamo restaurato un quarto piano, abbiamo creato delle love suite per le coppiette, quelle un pochettino più. Ah, sono delle camere appartate che dopo andremo magari con Roberto a fare una Curiosare, fotografia, andremo a sperando di curiosare, non disturbare nessuno all'interno, altrimenti noi sennò. Stefano, vogliamo dare i requisiti, i dati per potervi contattare e eventualmente prenotare? Per contattarci potete guardare direttamente il nostro sito che è www.hotelpicobello.it, lì ci sono tutti i recapiti per fare appunto la prenotazione. Stanno arrivando dei nostri clienti, ma passate pure, siamo aperti, è giusto che Grazie. Prego. passate pure, signori. Ciao, ben arrivati. È bello così. Quest'anno su tutto volevo, dopo con Roberto faremo delle fotografie, abbiamo restaurato l'entrata, la La piscina, piscina, certo. mancano ancora dei ritocchi per renderla a posto per quest'anno, ma siamo comunque a buon punto e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto quest'inverno per la nuova, per l'estate 2019. Perfetto, allora concludiamo con un brindisi. Invitiamo tutti a venire all'hotel Picobello di Lido di Jesolo. Salute a Stefano e in bocca al lupo per la stagione. Crepi, Cin. evviva lo spritz, cin.